di basket per il ritardo con cui abbiamo iniziato questo collegamento. 15-6 il punteggio per la Scavolini Pesaro sulla Buckler di Bologna, grazie ad Antonello Riva, scatenato in questo inizio di partita, autore di tre canestri consecutivi dalla linea dei 6-25. La formazione definitiva per i gironi dell'Euroclub entro una settimana, dunque Bologna non ha molto tempo per decidere, ma la squadra difende. Bignon, Pieri per Riva, è andato Abbio su di lui, riceve ancora Pieri, va in entrata Federico Pieri a realizzare. 8 minuti di gioco, 19-6 dunque di gioco. Gaines sbaglia il secondo tiro libero, recupera però la palla sulla deviazione di Walter Magnifico, 23-11 per Pesaro. Diamo Antonello Riva, l'entrata dovrebbe essere buona, il canestro di Riva, c'è fallo su di lui, fallo di Roberto Brunamonti, canestro valido infatti, fallo di Brunamonti, tiro libero supplementare, vedete il replay per Antonello Riva. Ha provocato una serie di sorprese nel quale ha fatto le spese soprattutto la Buckler. Vediamo Pieri in entrata e a segno Federico Pieri, è una delle rivelazioni per Pesaro in questo inizio di stagione, è stato importante anche in altre partite. Valerio va a giocare per la conclusione del primo tempo e la Scavolini in attacco con Corey Gaines che va a realizzare, subisce il fallo, avrà dunque anche il tiro libero supplementare. Gaines, la decisione dell'arbitro Baldini che ha interpretato che è stato italiano dopo Komazec e Williams che sono le stelle delle due squadre rivelazione di questo inizio di stagione, parliamo della Cagiva Varese e della Birex Verona, anche se in realtà per Verona non si può parlare di rivelazione ma di conferma, perché già lo scorso anno la Birex era arrivata alla semifinale scudetto, quest'anno ha ceduto Frosini ma è rimasta lo stesso fortissimo ed è in testa alla classifica assieme alla Stefanel Milano che ha battuto giovedì a Verona. Abbio in possesso di palla per Brunamonti, 5:48 da giocare, palla recuperata da Pieri su un passaggio un po' incerto per Antonello Riva, molto bella questa azione d'attacco della Scavolini, gran passaggio di Federico Pieri per Antonello Riva che va a realizzare, Pesaro torna avanti nettamente, più 13, 36 sul terreno di gioco di Dell'Agnello, Magnifico e Garrett, quella che dovrebbe essere la forza di Pesaro in questo campionato e l'esperienza di giocatori come Riva, Dell'Agnello, Magnifico e Costa ed anche una formazione molto solida, continua Riva, uno show fantastico come schieramento di partenza, poi vedete gli adattamenti, Antonello Riva indifferente a tutti gli adattamenti della difesa bolognese, continua imperterrito ad andare a realizzare 21 punti. Grandissima prestazione di Riva, ha sbagliato quasi nulla, 8 su 10 al tiro, 21 punti in 17 minuti di gioco, sono percentuale decisamente rispettabile e Pesaro è a più 12. Danilovic a Carrera per Coldebella, sbaglia, era completamente libero Claudio Coldebella, ma indubbiamente, inevitabilmente sente la grossa pressione che c'è su di lui oggi, mentre Riva è semplicemente scatenato. Era tempo che non vedevamo un Antonello Riva così. Claudio Coldebella cerca uno spazio per l'entrata, subisce la stoppata di Garrett, ci riprova e a rimbalzo lottano due di Bologna e ne approfitta Gaines. A Pieri per Dell'Agnello al traino, va a realizzare Sandro Dell'Agnello, ottima azione corale questa della Scavolini Pesaro che sta facendo vedere ai suoi tifosi un grande basket. In questi primi 20 minuti, 1 minuto e 5, 15 punti di vantaggio e palla in mano, Gaines, ancora in campo Federico Pieri per Magnifico che è sempre in panchina. Antonello Riva ci prova, la mano calda, Riva e dunque giustamente forza le conclusioni. 54-41 il punteggio per la Scavolini sulla Buckler, si gioca da 40 secondi nella ripresa e Antonello Riva continua a devastare la difesa bolognese, 30 punti realizzati, 5 su 6 da 2, 6 su 7 da 3. In campo per la Scavolini dunque ci sono Gaines, Pieri, Riva, Dell'Agnello e Garrett, recupera Pieri un pallone già perso e Riva continua. Serie infinita di Antonello Riva, 32 punti. La Buckler risponde con Brunamonti che ora dovrà essere utilizzato a tempo pieno
per l'espulsione di Coldevella, dicevamo Bruno Bugno non forza la conclusione, ora c'è il blocco di Binelli, la penetrazione, Danilovic serve Bignon, è un pallone d'oro di Danilovic che poteva concludere, un assist a Bignon per tirargli sul morale ma anche per avere ancora più sicurezza. 69-68, un solo punto fra le due squadre. Gaines inventa, reagisce subito, molto bene Corey Gaines, una penetrazione che spacca la difesa di Bologna e riporta 82 a 5 minuti e 10 dalla conclusione dell'incontro. Gaines controllato da Abbio, esce Riva, riceve Riva, ha spazio per il tiro da tre, va a realizzare Antonello Riva oggi. Lasciare spazio a Riva è un delitto per la Buckler. Ai primi vantaggi della partita, Corey Gaines per Matteo Panichi, è entrato in campo al posto di Ario Costa a giocare i minuti più caldi dell'incontro. Dell'Agnello contro Carrera, poi va a pescare Garrett sotto canestro, i lunghi di Bologna erano andati a chiudere su Dell'Agnello che intelligentemente ha chiamato in causa Tim Garrett e è andato alla sua conclusione preferita, la schiaccia. Passa a metà campo, Bruno Monti su di lui, Antonello Riva riceve, Danilovic controlla Riva che va a servire Dell'Agnello, Dell'Agnello contro Carrera, più agile Sandro Dell'Agnello, lascia Carrera sul posto e va a 3 secondi al termine. 84-81, il tabellone di 30 secondi non dà segni di vita, mancano 16 secondi al termine dell'azione d'attacco di Bologna, dunque Pesaro poi avrà un attimo comunque da giocare. 84-81, Moretti da 3, canestro decisivo, 84 pari e ora è la Scavolini che ha in mano la palla della vittoria o del supplementare. Mancano 9 secondi al termine, un tiro qualunque per Pesaro, ovviamente il più facile possibile. Gaines in entrata, a segno a 2 secondi dal termine, realizza Corey Gaines, si è preso sulle spalle una responsabilità enorme. Corey Gaines ha voluto vincere da campione, Corey Gaines, ma mancano ancora 2 secondi, attenzione, c'è fallo comunque su Gaines, avrà ancora un tiro libero a disposizione. C'è fallo tecnico, ancora fallo tecnico, tecnico a Danilovic. Espulsione per Danilovic. Danilovic manda a quel paese gli arbitri ed è la terza espulsione per la Buckler in questa partita. Sono prevedibili anche dei provvedimenti. Danilovic ha appena congelato la squalifica con una multa. Riva ancora realizza. Antonello Riva incrementa un bottino incredibile, 43 punti per Antonello Riva, 10 su 11 dalla lunetta, 6 su 9 da 2, 7 su 9 da 3, riesce a realizzare anche sull'ultimo tiro. Dunque Scavolini Pesaro batte Buckler Bologna 93-84, con però tutti i punti messi a segno nel finale, era partita punto a punto, dunque vince la Scavolini sulla Buckler, una partita fantastica. 4 pari. Gaines, 9 secondi al termine, forza Corey, parte Corey Gaines, parte, fa tutto da solo, tira, realizza, e così dice anche il fallo è fatto, vedete Corey Gaines abbracciato da Panichi a 2 secondi dal termine, Corey Gaines, e potrebbe essere il momento della vittoria, vedete i due americani si abbracciano, Corey Gaines ha trovato l'azione fantastica. È tecnico a Danilovic e altro tecnico ed espulsione. Espulso anche da...